musica, poesia e arte contro uno sciacallaggio subito per mesi da parte di Lega e altri partiti della destra e che il suono degli strumenti portati in piazza Libero Grassi giovedì 23 gennaio alle 19 copra gli insulti e le volgarità che arriveranno dalla piazza accanto, quella che la questura di Reggio Emilia ha deciso di concedere in contemporanea al comizio di Matteo Salvini. È questa la volontà emersa con forza nella intensa assemblea pubblica promossa dal Movimento delle Sardine a Bibbiano, il comune della Valdenza finito nel tritacarne mediatico per l'inchiesta su un presunto traffico di minori e i cui cittadini ora vogliono dire la loro, spiega Mattia Santori fra i fondatori delle Sardine. È molto interessante come non solo a Bologna c'è proprio un sentimento di rivalsa, evidentemente c'è questo sentimento da parte dei cittadini, soprattutto questi cittadini che hanno subito in prima persona che cosa significa essere vittime di sciacalli mediatici, perché di questo stiamo parlando, che non ne hanno voluto sapere di cambiare la data e di cambiare piazza. Quindi questo è assurdo. Io sono venuto qua convinto che ci fossero dei malumori sulla piazza lo stesso giorno, ci fosse paura di strumenti. Invece no, abbiamo 100% delle persone che dicono non vedevamo l'ora di dire la nostra e nessuno è venuto a chiedergliela. Sono venuti semplicemente a portare una verità comoda per le elezioni, comoda per il consenso elettorale, ma nessuno è veramente venuto ad ascoltare questa comunità. L'assemblea al Cinema Teatro Metropolis di Bibbiano, a cui hanno partecipato almeno 500 persone, ha visto alternarsi per oltre due ore cittadini di ogni età che si sono confrontati portando testimonianze e invitando a scendere in piazza per contrastare il clima di sciacallaggio degli ultimi mesi che ha portato a criminalizzare tutto il sistema dei servizi sociali considerato un fiore all'occhiello in tutta la regione. Un'esperienza di partecipazione dal basso fra le più riuscite e commoventi di questi ultimi due mesi per i rappresentanti delle Sardine. Ci siamo resi conto in questi due mesi che è molto più facile stare vicino ai cittadini o comunque collegare la politica non essendo un partito politico, e lo dico anche con dispiacere perché sono uno che crede alla figura dei partiti, che crede al ruolo della politica. Probabilmente se questa assemblea, se questo teatro si è riempito, se la piazza di giovedì si riempirà, è perché in questo momento, anche grazie alle Sardine, è più facile uscire allo scoperto ed è più facile avere il coraggio di non essere strumentalizzati, perché è tutto lì.